Anche visivamente notiamo che c'è un pochettino di deviazione, lei è un po' lassa, quindi non iperaprire, perché facilmente lei è un po' lassa e entra anche due o tre dita, perché la sua mandibola ha fatto un po' così, quindi i soggetti lassi o che hanno male la mandibola e entrano tante dita, mi raccomando di stare attenti a sbadigliare, ok? Piuttosto dici tienti la bocca quando sbadigli, mi raccomando quando sbadigli stai attento, perché è l'usabile facendo. Ok, quindi anche su di lei dico rilassa la bocca, lascia dei fili, ok, adesso chiudi piano piano, lei anche non ha un morso profondissimo, dal tipo di bocca secondo me anche lei ha un precontatto, i precontatti sono molto comuni, sono estremamente comuni, tu considera che il contatto è come un circuito elettrico, ok? Quindi deve essere omogeneo, se no ho un impulso elettrico e poi ne ho un altro. Quindi ho due impulsi elettrici che partono e il sistema immediatamente starato. Tant'è che chi ha precontatti si deve fare uno sforzo fisico, sarebbe meglio che non stringesse la bocca se ha un precontatto, perché gli toglie subito la forza, mi spiego? Mentre invece chi ha una chiusura idonea, la chiusura della bocca gli aumenta la forza nel cuore, perché il precontatto si deve dire un po'. Ok, quindi la sua bocca non chiude profondo, abbiamo già visto. Ah, su di lei non abbiamo visto poi il bruxismo, tu bruxi, che tu sappia, vi dico come si guarda un bruxismo, adesso riapri piano piano, non troppo, per vedere dove devi, vai, perfetto, torna, lei devia da subito, ok? Parte subito deviata, a volte meglio, perché chi parte e devia dopo, parte dritto, tac! Fa uno scatto e molte volte anche il disagio. Perché ha disagio? Perché il condilo aperto dritto, ma non è ancora completamente fuori e lì gira sul menisco. Ta! Senti il click articolare. Chi invece devia subito, sotto un certo punto di vista, esce già subito storto. Capito cosa voglio dire? Ok, questo è. Ora, vediamo per quanto riguarda i bruxismi. Apriamo un po'. I bruxismi si guardano i canini. Lei comunque è un pochettino consumatrice. Non terribilmente, però un pochettino, soprattutto su qui sopra. Quindi si guardano i canini. Se i canini sono smussati è perché il soggetto sta bruxando, ok? Quindi tu di lei guardiamo come apre, mi metto qui davanti, dico appena appena di chiudere, perfetto. Bene. Sono già ben posizionato, cioè sento bene il suo condilo, e le chiedo di aprire, ma non di non esagerare. Se si sente, torna pure giù. Moltissimo. Ma temo che questo si muova troppo nel suo campo, perché è uscito di tanto così, mentre questo è uscito bene. Quindi temo che questo sia lasso, cioè è successo qualcosa per cui tu senti la distanza che percorre, questo senti, ok? Qui a sinistra la distanza sembra buona, a destra la distanza è troppo grande, mi copre due dita, quindi di qui sento la distanza. Dall'orecchio metto di nuovo anche qui su di lei, bene dentro là, che punto in su e le chiedo delicatamente apri la bocca e torna indietro. Pensa a te, hai sentito che cosa? Clac, sulla sinistra. Allora, cosa succede? Parte un po' prima al sinistro, poi il destro si stacca, il destro rientra, il sinistro ancora non rientra. Quando rientra il destro, quasi alla fine, comincia a rientrare il sinistro. Non so, e quando rientra il sinistro senti clac. Perché? Perché è il menisco che li gira sopra e Rigattura il mezzo, si reinserisce lì. Capisci che se lei parla tanto, il rischio di danno è alto. Parlare magari non tantissimo. Occhio a masticare la carne, masticare la pizza, queste cose qui che possono dare grosso fastidio. Quindi già dico con abbastanza certezza, prima ancora di testare l'escursione, che poi vi faccio vedere i vari passi, perché queste cose non le fa più di tanto. Quindi penso che cominciate a vedere la globalità della situazione, no? Il suo problema non è tanto a destra, il suo problema è a sinistra. Ma io non potrò fare grandi cose su questa sinistra, perché questa è lassa. Mentre su di lei otterremo una buona risposta, su questa già l'outcome non sarà granché, ok? Quindi, come dicevo prima, su di lei sono consigli soprattutto da darle. I consigli sono un po' bruxi, potresti anche mettere qualcosina, i denti sono abbastanza dritti, occhio a sbadigliare, occhio a mangiare cose come la pasta, sulla pizza o la carne, dove devi ipermasticare, perché Panini.
Come? I panini. I panini grandi o altre cose, sì. Lo devi per masticare, non va tanto bene per te. Ok? Lei il mio lista? Io li faccio tutti. Perché alcuni possono non essere chiari. Quindi quando tu fai bocca da fuori e bocca da dentro, ti è chiaro. A volte in alcuni soggetti, quando metti il dito, senti anche il precontatto subito, perché a volte c'è un dente che una cuspide che punta. A volte il precontatto è solo una cuspide, per dire. Ok? Allora. Apri un pochettino, non tantissimo, ok? E adesso io ti terrò chiuso un po' prima. Fai piano, perché è troppo la situazione. Adesso apri tutto, apri un po' di più, ok? Rilassa un pochettino, brava. Ora io gli ho tenuto aperta, delicata qui, chiudi. Falle progressive le cose, eh? Non so se di qualche clic o altro. Fateli fare progressivi, non violenti, eh? È come contro resistenza, fai progressivo tutto. Spingi la mandibola in fuori, ok? Tienila in fuori. Benissimo. Porta in centrac. Entra in centrac. Questa è il mio. Spingila in fuori. Stop. Perfetto, devila verso di me. Riportala al centro. Stop, sei male lo dici, eh? Devila di là, verso destra. Porta al centro. Devi ancora. Fai tutto piano, vai. Porta al centro, ok? Questo significa che il suo equilibrio muscolare però è funzionale, ok? Almeno ha un equilibrio muscolare. Ok, questi abbiamo fatti tutti. Adesso guardiamo dentro, anche delicatamente, ok? Lascia la bocca bella, molle, rilassata. Questo va abbastanza, ok? Lascia bella molle e questo si stacca. Non so se si vede da fuori. Non devi mollare. Ok, questo condilo se ne andava a spasso, non so se si vedeva di qua, tu ci metti lì da sopra, se ne va a spasso, quindi quel condilo non tiene tanto. Ok, adesso rilassa bene, adesso però, stia, guarda qua, cede, lo vedi? Cede proprio, ok? Vediamo di là, sarebbe meglio con l'altra mano, ma non importa. Questo tiene abbastanza, è gommoso ma tiene abbastanza, mentre questo cede proprio. Ora facciamo la torsione, quindi sto chiudendo qui e sto aprendo qui, non deve farla, non la fa. Sto chiudendo qui e sto aprendo qui, quindi aspetto che non la dovrebbe fare, ma secondo me la farà un po'. E infatti un po' la fa, un po' si stacca, ok? Quindi non dovrebbe farla. Però su di lei abbiamo visto, abbiamo due doppia conferma che proprio questo è molto cedevole. Dall'interno, rispetto all'esterno, dove il movimento è attivo, è una cosa. Ma dall'interno, che il movimento è passivo, ti rendi conto di quanta cedevolezza c'è. Nel suo caso ce n'è tantissima, perché attivamente è sempre dei muscoli che ti frenano. Ecco perché poi devi testare che in contro resistenza i muscoli sono tutti bilanciati, ma in passivo le cede enormemente, quindi tu devi stare attenti agli sbadigli, perché gli sbadigli per te saranno in passivo lì sui muscoli di resistenza, quindi boom, facevi tipo uscire e deviare. Quindi mi raccomando, adesso non so quanto tu sbadigli largo, ma devi stare attento agli sbadigli. Okay? Occhio a mangiare le mele, perché la mela, sai, se dai un morso apri molto la bocca, ok? Allora, adesso vi guido, dobbiamo cercare di fare tutto entro l'1:30, quindi mi seguite dettaglio per dettaglio e facciamo.